Sono così lieto di vedervi. Temo che la prossima riunione verrà sabotata. Comine, forse, o spie della polizia. Gente che teme la marcia del progresso. Ah, sono la vostra guardia ora. Splendido. Temo che un'azione palese scatenerebbe la violenza. Perciò eliminate gli agitatori senza attirare l'attenzione. Wunderbar. Grazie, devo prepararmi. Ci vediamo all'interno. Signore e signori, compagni e lavoratori, l'uomo che con noi oggi non ha bisogno di presentazioni, ma voglio presentarlo lo stesso. Ha sacrificato tutto pur di darci un futuro. Un applauso per il signor Karl Marx. Lavoratori, compagni, grazie per questa accoglienza. Sono davanti a voi con il cuore gonfio. L'Inghilterra è il faro dell'Europa nel commercio e nell'industria. Negli ultimi 20 anni il progresso è avanzato a ritmi impensabili e gli scambi commerciali hanno raggiunto nuove vette. Di tutto questo però hanno beneficiato solo i padroni, perché per i lavoratori ben poco è cambiato. Conoscete bene le condizioni indegne della salute, della morale e della vita. Isn't that odd? Essere un sistema atto solo a dominare i lavoratori e sfruttarli. Penso che, come la schiavitù e il servaggio, anche il lavoro salariato sia solo una forma sociale transitoria e che sia destinato a cedere il passo al lavoro consociativo, che vedrà gli operai entrare in fabbrica con mani salde, mente vigorosa. Mi stanno attaccando! Curious. I wonder what that's about. Deve essere il primo obiettivo della classe operaia. Dobbiamo organizzare politicamente i lavoratori se vogliamo migliorare il loro destino. I lavoratori devono avanzare uniti, chiedendo in maniera forte leggi base in materia di moralità e giustizia, perché ciò che è ritenuto giusto nelle relazioni fra individui privati deve essere sancito con leggi dal governo di questo paese. Continueranno a sfruttare i loro privilegi politici per difendere e perpetuare il loro potere. Invece di sostenere l'emancipazione dei lavoratori, agiranno per ostacolarla in qualsiasi modo. La riunione è annullata. Che c'è lì?
di andare, tranne il signor Marx. Deve scambiare due parole con lui. State qui, ci penserò io. Ma è una volta che sia facile. Avete reso un grande servizio agli operai di Londra. Confido che le riforme che chiediamo siano già all'orizzonte. Perché non vi unite al partito dei lavoratori? Non mi piace la politica. Non gli piace niente che impegni il cervello. Voi invece vi unirete, compagna Ivy? Temo di avere altre responsabilità. Membri onorari, magari. Non vi arrendete, è così? E in questo ci assomigliamo. Auf Wiedersehen, amici miei.